Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di simulazione di guida e lo facciamo in compagnia di loro, il Camus C12 volante Direct Drive Only One e pedaliera Camus LC100. Ragazzi, due prodotti davvero davvero spettacolari, sì, perché ritengo Camus il miglior marchio per rapporto qualità prezzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che nessuno vi dà quello che vi danno loro in una fascia di prezzo come quella che stiamo per vedere adesso, cioè nessun altro produttore ci dà le stesse caratteristiche in questa fascia di prezzo. Ma di quello che sono il prezzo, le caratteristiche tecniche di questi due prodotti li vediamo tra poco, dopo aver visto cosa troviamo all'interno della confezione una volta che ci arrivano a casa. Iniziamo dalla scatola della pedaliera, dove troviamo il pedale del freno con damper e elastometro. Dopodiché troviamo il pedale dell'acceleratore e poi troviamo il pedale della frizione. Ed infine troviamo i cavi di collegamento. E sotto tutta questa imbottitura troviamo la piastra in acciaio dove andranno fissati ovviamente tutti i pedali usando il manuale di istruzioni che troviamo in inglese. Dopodiché passiamo alla scatola del C12 Direct Drive, troviamo subito il manuale di istruzioni in lingua inglese. Dopodiché troviamo una scatola contenente tutti gli accessori necessari, tra cui l'alimentatore di dimensioni veramente importanti, i cavi di collegamento e la ventola di raffreddamento, una piccola ventolina che però per essere utilizzata ha bisogno dell'accessorio acquistabile a parte per il fissaggio da scrivania o da simulatore. Ed infine troviamo lui, il gioiellino di casa Camus, il C12 Direct Drive Only One. Ed eccoli qua, Camus C12 Direct Drive Only One e pedaliera Camus LC100. Ragazzi, come vi ho detto, due prodotti incredibili che adesso andremo a vedere da vicino perché li ritengo davvero davvero super interessanti. Allora, direi di partire da quello che è la pedaliera e poi andiamo a vedere il volante C12 Direct Drive. Questa è la LC100 di Camus, la versione quella diciamo più performante prodotta da Camus, che poi fa anche una versione più low cost. Comunque questo modello ragazzi è venduto a circa 250 euro direttamente dallo store di Camus, vi lascio qua sotto il link in descrizione con anche un coupon sconto che vi abbassa il prezzo del 5%, quindi un piccolo sconto che potete ottenere su questa pedaliera e anche sul volante Direct Drive. Questa pedaliera è davvero davvero importante, è pesantissima perché fa tutta in acciaio e pesa 7 kg, quindi è un prodotto davvero importante se lo valutiamo su una fascia di prezzo come quella che ci viene data da Camus. Abbiamo tutti e tre i pedali disponibili, quindi acceleratore, freno e frizione, lavorano con sensori magnetici per quanto riguarda il movimento, quindi non c'è attrito, non c'è usura perché tutto è magnetico, quindi anche questo è sicuramente un dettaglio da non sottovalutare, sempre valutato ragazzi in questa fascia di prezzo, avere questo tipo di tecnologia. Per quanto riguarda poi le regolazioni dei pedali, hanno tutte le regolazioni sul lato, infatti possiamo andare a spostare l'inclinazione dell'ammortizzatore per andare a cambiare la tipologia di leva, quindi andando a metterlo nella parte superiore avremo una leva in cui avremo un pedale più rigido, ovviamente in mezzo sarà una durezza intermedia, mentre nel foro più basso avremo un ammortizzatore più morbido. Però questo va a comportare ovviamente quando andiamo ad inclinare l'ammortizzatore, andando a cambiare le leve, cambia anche quello che è la corsa del pedale. Per andare a modificare la corsa del pedale qua all'interno, Camus ha inserito dei blocchettini di plastica, sono dei tubicini neri di plastica rigida che potremo andare a rimuovere se vogliamo avere più o meno corsa. Però direi che Camus qua secondo me ha peccato in una cosa, che questi tubettini in plastica ne avrei inseriti di più in confezione con spessori diversi, di modo che di dare
dare all'utente la possibilità di andare a personalizzare la corsa dell'acceleratore o della frizione indipendentemente da dove andiamo a spostare la leva dell'ammortizzatore. Perché? Perché questo altrimenti diventa un po' critico. Io infatti ho dovuto aggiungere io un tubino di plastica, che ovviamente vabbè, è facilmente reperibile, un tubino di plastica rigido, per andare a diminuire la corsa, perché io mettendolo nella posizione centrale per quanto riguarda la leva avevo troppa corsa per quanto riguarda il mio personale utilizzo. Poi magari un altro va bene senza quello spessore, però a me personalmente piaceva averlo un po' più corto. E si amplifica ancora di più la cosa se andiamo a mettere l'ammortizzatore inclinato nel foro più basso, quindi avremo il pedale più morbido giustamente, però avremo ancora più corsa. Quindi non avere quei tubini di plastica che alla fine costano pochi centesimi a Camus, sicuramente io li avrei inseriti in confezione un sacchettino con vari spessori che uno poteva andare ad aggiungere o togliere in base alle proprie esigenze. Però è qualcosa che è facilmente risolvibile da chiunque, perché parliamo di un tubino, poi magari uno si trova bene anche senza aggiungere niente. Stesso discorso per la frizione, che vedete io ho spostato nel foro più basso, quindi ho adesso una frizione più morbida, perché a me piace avere la frizione morbida, però ho dovuto anche qua aggiungere del tubino di plastica per andare a ridurre la corsa. Per quanto riguarda le molle, abbiamo tre molle di colore diverso, perché cambia ovviamente la resistenza della molla. Tutte e tre le molle hanno il filamento della molla non cilindrico, ma vedete piatto, e questa è una cosa da non sottovalutare anche lei per quanto riguarda il risultato finale nell'utilizzo e nella compressione della molla. Tutti e tre i pedali hanno la possibilità di avere il precarico sulla molla, quindi evitando queste ghiere andremo a comprimere la molla creando un precarico. E anche per quanto riguarda le molle, io mi trovo bene con queste date in confezione, però anche qua avrei magari inserito delle molle alternative, magari di colore diverso, per dare più possibilità. È vero che parliamo di un prodotto che costa davvero poco per quello che ci viene dato, quindi probabilmente inserire anche queste cose avrebbe influito ovviamente poi sul costo finale, di cui Camus ha tenuto il prezzo davvero molto molto basso. Però magari mettevo un 10 euro in più sul prezzo e inserivo sicuramente il tubino in plastica, sicuramente il tubino in plastica. Poi le molle, se uno le vuole provare per creare altre combinazioni, le trova tranquillamente su internet, è pieno di store che vendono molle. Arriviamo adesso a quello che è la parte molto interessante, che è il pedale del freno. Il pedale del freno che ha una cella di carico da 100 kg, abbiamo una molla, vedete qua, bianca con possibilità di precarico, e abbiamo un elastometro. E la cosa interessante è che questo pedale, ragazzi, funziona davvero molto molto bene, e tutto viene ancora migliorato sia dal punto di vista della performance che della sensazione quando lo andiamo a premere dal damper. Quindi abbiamo, come vedete, un pedale davvero molto molto completo e soprattutto di qualità per un prodotto che, come vi ho detto ragazzi, è in una fascia di prezzo davvero davvero incredibile, e ci viene dato tutto questo ben di Dio, davvero pazzesco. E ovviamente il damper più l'ammortizzatore più l'elastometro ci danno la possibilità di andare a configurare questo freno come meglio preferiamo per le nostre esigenze personali. Infatti adesso io ce l'ho regolato non durissimo, perché comunque non tengo ad utilizzarlo molto duro, però guardate ragazzi, e non lo sto utilizzando in maniera dura, però guardate come lavora bene, cioè capite? È uno spettacolo, e faccio fatica con il braccio a schiacciarlo, ovviamente col piede è tutta un'altra cosa, però ragazzi si può farlo ancora più duro o ovviamente ancora più morbido lavorando col precarico e ammorbidendo ancora di più il damper. Io tengo ad avere il damper morbido, non tengo ad avere il damper regolato duro, perché poi tutto il resto lo vado a regolare con il precarico, e poi tutta la sensazione per quanto riguarda la durezza del pedale viene data dall'elastometro. Anche qua non abbiamo degli elastometri in confezione di durezza diversa, abbiamo solo quello installato di serie sul pedale. Anche qua magari avrei inserito in confezione un paio di elastometri di colore diverso, con una densità, quindi una durezza diversa, più morbido
è più duro, però anche gli elastometri si recuperano facilmente su internet, come le molle. La rete è piena appunto di store che vendono questi componenti. Quello che poi vi fa capire veramente la qualità di questo prodotto, che nel senso, essendo un prodotto non dal costo impossibile, Camus avrebbe potuto anche magari speculare su quello che è la finitura proprio di quello che è il prodotto. Invece no, ragazzi, guardate qua le fresature sugli spigoli dell'acciaio, guardate che roba, cioè poteva essere qualcosa di evitato, perché comunque non era necessario per quanto riguarda il funzionamento, eppure Camus ha tutto, ragazzi, guardate, levigato e smussato gli spigoli con queste fresature, davvero davvero pazzesco, e rende appunto questo prodotto un prodotto davvero pazzesco per quanto riguarda la sua fascia di prezzo. Lo pagate, ragazzi, circa 250 euro e capite che avete qualcosa tra le mani di veramente importante, e in più parliamo di 7 kg di prodotto. Ovviamente tutti i movimenti sono su cuscinetti, come vedete qua, per quanto riguarda i pedali, mentre per quanto riguarda il movimento degli ammortizzatori abbiamo degli Uniball in acciaio. Quindi ragazzi, pazzesco, non si può chiedere di più ad un prodotto in questa fascia di prezzo, che ritengo davvero impressionante di come Camus riesca a darci questi prodotti con questa qualità e con queste caratteristiche in questa fascia di prezzo. Per quanto riguarda invece la connessione, vedete, abbiamo una presa Type-C che possiamo, con il cavetto in dotazione come abbiamo visto nell'unboxing, andarla a collegare o direttamente al direct drive, o nel caso volessimo collegarla direttamente al PC, perché usiamo un altro tipo di volante che non è un volante Camus. E poi abbiamo quella spinetta RJ per le connessioni, che ci danno la possibilità di quel tipo di connessioni. Ovviamente tutte le impostazioni della nostra pedaliera LC100 di Camus sono configurabili tramite l'applicazione installabile su Windows, che ci dà la possibilità di andare a decidere il punto iniziale, il punto zero, il punto massimo, che potremmo andare a dirgli noi. Quindi potremmo avere il punto massimo anche quando il pedale non è giù tutto, se noi vogliamo avere il punto massimo quando il pedale è schiacciato un centimetro, anche se lui non è arrivato a fine corsa, a livello di fine corsa, potremo tramite l'applicazione andare a dirgli che vogliamo che il pedale sia premuto tutto anche dopo un centimetro. Quindi abbiamo possibilità di andare a personalizzare anche questo discorso, che poi è essenziale soprattutto per il punto zero, perché quando andiamo a modificare qualcosa, il punto zero rispetto a quello che era il salvataggio precedente andrà a cambiare, se andiamo magari a cambiare la leva, la corsa, perché se solo si va a muovere un po' il sensore magnetico, ovviamente cambierà il punto zero, quindi dovremmo andare a ridirgli questo è il punto zero. E poi sempre tramite l'applicazione potremo andare a modificare gli esponenziali, cioè le curve di gestione dei tre pedali. Ma adesso direi di accantonare questa fantastica pedaliera e di passare al direct drive al volante Camus C12. Ed ecco qua il C12 Direct Drive di Camus. Ragazzi, un volante che mi ha impressionato. Sì, perché lui è un Direct Drive All in One. Cosa vuol dire? Che abbiamo volante e motore tutto in un unico pezzo, quindi non avremo più la base separata dal volante, ma sarà tutto in un unico pezzo. Quindi questo ci dà la possibilità ovviamente di avere delle sensazioni per quanto riguarda la guida, che non ritengo una cosa da sottovalutare. Lui è un prodotto, ragazzi, già di buonissimo buonissimo livello. Sì, perché abbiamo comunque una coppia per quanto riguarda il direct drive di 12 newton metro, quindi una bella forza che io non utilizzo tutta, ve lo dico subito, ne utilizzo la metà. Dopodiché abbiamo nella parte posteriore tutte le prese di collegamento, quindi abbiamo il pulsante d'accensione, il pulsante reset, abbiamo la spinetta per collegare la ventola di raffreddamento che viene data in dotazione, che non siamo obbligati ad utilizzare perché comunque lui non tende a scaldare. Ho già provato anche adesso in questo periodo in cui fa molto caldo, non scalda minimamente, che però per essere utilizzata e per essere fissata ha bisogno del supporto di aggancio per quanto riguarda le scrivanie o per quanto riguarda le postazioni di guida, che tra poco vi farò
farò vedere. Se non utilizziamo quel tipo di supporto che è optional e utilizziamo solo questi supporti per andare a fissare il nostro direct drive, con la ventola non riusciremo a installarla. Poi abbiamo la presa USB per collegarla al PC, abbiamo la presa dell'alimentazione, abbiamo la presa Type-C per collegare la pedaliera LC100 che abbiamo visto. Se invece non utilizziamo questo volante camus, la pedaliera la possiamo collegare direttamente al PC. E poi abbiamo una presa sempre Type-C per il freno a mano. Quindi questo è per tutto quello che riguarda le connessioni di questo Direct Drive C100 di camus. Dopodiché passiamo a quello che è il cambio. Ovviamente abbiamo cambi magnetici e, ragazzi, tanta roba. Sentite anche dal rumore, dal tac, cioè è tanta roba. Le palette sono in carbonio, non in finto carbonio, ma in carbonio vero, quindi anche questo è un dettaglio che camus poteva risparmiarsi in un prodotto che comunque, ragazzi, costa 540 euro, e abbiamo un volante di una qualità incredibile con un direct drive da 12 newton metro. Cioè, capite che tipo le palette in carbonio poteva risparmiarsele se voleva comunque speculare su qualcosa, non erano necessarie in un prodotto in questa fascia di prezzo. Invece no, ragazzi, palette in carbonio. Dopodiché, per quanto riguarda il volante, ragazzi, abbiamo un volante di 30 cm di diametro in finta pelle, e al tatto è tanta roba. Le dimensioni secondo me sono davvero interessanti, sono una misura che a me piace davvero tanto, e anche le sensazioni al tatto sono incredibili. Come vedete, il volante viene fissato con 6 viti che, andandole a rimuovere, potremo andare a rimuovere appunto la ruota da quello che è tutta la base e andare a sostituirlo con un qualsiasi altra ruota che possiamo acquistare su internet, nei vari store. Basta che ha l'attacco a 6 viti, o camus ci vende separatamente come optional a circa 40-45 euro il volante tagliato sia sopra che sotto, che io non ho ancora, ma ho intenzione di prendere, perché comunque mi piace avere entrambe le possibilità. O se no, uno lo può acquistare tranquillamente nei vari store, soprattutto nei vari store cinesi tipo AliExpress o roba del genere, ci sono piene di volanti con aggancio a 6 viti standard. Quindi abbiamo tantissime possibilità di scelta di volanti da andarci ad installare. Poi per quanto riguarda invece l'illuminazione, ragazzi, è tanta roba. Abbiamo un display qua sopra che ci dà la possibilità, tramite l'applicazione che è installabile ovviamente su PC, di andare a configurare cosa vedere all'interno di questo display, se la velocità o le marce. Qua sopra invece abbiamo la striscia LED che ci dà ovviamente i giri motore per le cambiate, che va ad illuminarsi con varie possibilità di combinazione di colore che andremo sempre a configurare tramite la sua applicazione quando è collegato al PC. E poi nei lati, vedete, abbiamo altre due strisce a LED, contengono 3 LED per striscia. Cosa vuol dire? Che all'interno di questa piccola striscia, questi 3 LED li potremo andare a configurare sempre tramite l'applicazione, che ho già detto 50 volte tramite l'applicazione, il colore che vogliamo che si evidenzi in base alla funzione che è attivata in quel momento. Per esempio, potremmo mettere che il primo LED indica quando abbiamo inserito il pit limiter, quindi il limitatore di velocità nella corsia box. Potremmo andare a dirgli che il secondo LED ci indichi quando abbiamo inserito il traction control, e il terzo LED quando abbiamo inserito che ne so, l'ABS. E da questa parte potremmo andare a dirgli, per esempio, la bandiera che viene evidenziata in quel momento. Quindi bandiera gialla, questo LED diventerà giallo tutto o solo in parte. Bandiera blu, stessa cosa. Cioè, è davvero personalizzabile in ogni punto di vista. Anche la retroilluminazione dei tasti, perché vedete che i tasti, questi qua a click, che adesso vediamo poi bene come funzionano, sono tutti retroilluminati. Anche questi hanno varie possibilità di combinazione di colore tramite l'applicazione, che ci dà la possibilità appunto di selezionare che tipo di colori utilizzare su questi tasti. Come vi stavo dicendo adesso, questi tasti a click sono davvero di qualità. Un'altra cosa da non sottovalutare in un prodotto in questa fascia di prezzo, perché, ragazzi, sono dei tasti veramente fatti bene.
i tasti che ci vogliono su un direct drive di buon livello. E dopo questi tasti, di cui ne abbiamo 5 per lato, quindi 10 tasti configurabili, abbiamo qua sui lati due rotary, di quelli che funzionano davvero bene e che utilizziamo con il pollice mentre guidiamo, e li trovo davvero davvero interessanti. Comunque vedete che l'aspetto estetico è molto racing. Anche questa piastra è in carbonio, non è in finto carbonio, sarà un carbonio da un millimetro, da mezzo millimetro, non lo so, ma è carbonio, cioè non è un adesivo effetto carbonio, è carbonio, cioè tutto questo gli dà un impatto racing davvero davvero notevole. Allora, tornando ai tasti, che adesso ci siamo distratti dalla piastra in carbonio, allora i rotary con il pollice, poi qua abbiamo altri due rotary con un bel click, adesso ve lo faccio sentire nel microfono, sentite il click come è bello importante, e anche questi ragazzi dei rotary di qualità, quelli che ci vogliono su un prodotto di buon livello. Poi scendendo in basso abbiamo altri due rotary con il click molto più leggero, molto più soft, adesso ve lo faccio sentire nel microfono se riesco, sentite il click, perché poi sono anche due tasti, quindi sono rotary e tasti, quindi abbiamo veramente possibilità di andare a configurare tutto quello che ci serve all'interno del nostro gioco di simulazione preferito. Poi spostandoci qua sopra abbiamo due stick, ma due stick che funzionano in maniera diversa. Questo è uno stick con, sentite il click, praticamente è un joystick che si muove su quattro lati facendo click, e in più è anche un tasto, quindi è un tasto e quattro movimenti con il click. Questo invece, che sembra uguale a questo, è molto molto diverso. Uno non ha il click, due è un joystick, è proprio un joystick, sentite che non ha click, cioè io lo muovo ma non ha nessun click, è proprio un joystick con libertà di movimento, quindi per muovere magari la frecciolina del mouse, tutte cose che possiamo attivare tramite l'applicazione. Se vogliamo avere appunto il movimento della freccia del mouse tramite questo, nell'applicazione Camus potremo andare a dirgli di utilizzarlo appunto come mouse, e diventerà il nostro joystick che simulerà il mouse, o potremo utilizzarlo all'interno del gioco di simulazione di guida come qualsiasi altra funzione che vogliamo andare ad impostargli. Una cosa da sottolineare per quanto riguarda le funzioni di questi LED, sia del quello che sono i giri motore, dei LED di indicazione per quanto riguarda le funzioni attive e del display, che non su tutti i giochi attualmente funzionano. Con assetto corsa competizione, automobilista 2 funzionano senza nessun problema, mentre non funzionano con Le Mans Ultimate, almeno questo ad oggi. Poi non so se è un problema del gioco, che poi magari con i prossimi aggiornamenti introdurrà la possibilità di essere utilizzato appunto con queste cose, o se è invece un discorso di aggiornamenti firmware del volante, perché comunque questo volante C12 è aggiornabile tramite l'applicazione, c'è proprio la voce firmware che ci dà la possibilità di aggiornare il firmware del volante, quindi aggiungere funzioni e migliorare quelle che già sta facendo, quindi magari con un prossimo aggiornamento firmware anche queste, diciamo, particolari inizieranno a funzionare con Le Mans Ultimate, mentre con assetto corsa competizione, automobilista 2 ho visto che funziona tutto senza nessunissimo problema, quindi o velocità o marcia e i vari LED, tutto è funzionante. Un altro aspetto interessante, oltre all'applicazione appunto installabile su Windows che ci permette di configurare tutto il volante e la pedaliera per quanto riguarda le varie possibilità, abbiamo anche la possibilità di utilizzare un'applicazione per lo smartphone, dove sull'applicazione dello smartphone vengono caricati tutti i profili dei vari utenti in base al gioco che utilizzano e le loro, diciamo, regolazioni che utilizzano, che ritengono le migliori per quel tipo di gioco, quindi vengono caricate e noi potremo andare a provarle, e quindi avremo la possibilità di andare appunto a caricare questi parametri configurati da altri utenti per vedere, provarli e vedere se magari si adattano a quello che è il nostro stile di guida per quella tipologia di gioco, quindi un altro aspetto secondo me interessante. Quindi capite ragazzi che abbiamo tra le mani un prodotto davvero davvero interessante.
incredibile. Ripeto ragazzi, 540 euro, e parliamo di un prodotto con una coppia di 12 newton metro che ragazzi si sentono, e si sentono tutti. Anche il discorso dell'Holly One io lo ritengo una cosa non stupidissima, anzi molto molto intelligente. Il volante è molto pesante, perché ovviamente avendo tutto il motore collegato al volante parliamo di un dispositivo che pesa circa 5 kg. Ovviamente quando è fissato sulla nostra postazione di guida tutto questo svanisce, non abbiamo più il peso tra le mani, però ci viene trasmesso tra le mani qualcosa che secondo me nei direct drive con il motore separato non si ha. Che poi non sto dicendo che sia meglio o peggio, è qualcosa che però a me personalmente piace, è una sensazione diversa, e devo dire che piace davvero davvero tanto. E i 12 newton metro ragazzi ci sono tutti, e ci sono tutti. Io ne utilizzo la metà per quello che è la mia esigenza, il mio stile di guida, per quello che è la mia personalizzazione di un direct drive. Come vi dicevo, la possibilità di fissaggio a quello che è la postazione di guida si può fare direttamente tramite questi supporti, utilizzando i fori in dotazione che sono filettati, quindi potremo andare a metterci direttamente le viti che sono passanti e andare a fissarlo. Se invece vogliamo utilizzare qualcosa di diverso per fissarlo sia ad una scrivania, che ovviamente con questi è impossibile fissarlo ad una scrivania a meno che vogliamo bucare la scrivania, o fissarlo alla nostra postazione di guida che non ha la possibilità di avere l'inclinazione, perché ovviamente tramite queste due staffe non è possibile inclinarlo, quindi avremo il volante dritto, vi consiglio, e io l'ho acquistato, di prendere il supporto venduto separatamente, che ci dà sia la possibilità di andare a fissarlo ad una scrivania tramite morsetti, che andare a fissarlo alla nostra postazione di guida tramite delle viti passanti, ma che in più ci dà la possibilità di andare ad inclinare quello che è il volante. Quindi avremo la possibilità di andare ad inclinarlo con l'esigenza e quello che è la nostra postazione, la nostra posizione di guida. E in più all'interno di questo supporto di fissaggio del nostro C12 abbiamo anche la possibilità di andare a installare la ventola di raffreddamento data in dotazione, che poi viene collegata direttamente alla presa qua dietro per essere alimentata. Quindi quando andremo ad accendere il volante partirà anche la ventola di raffreddamento, che dà un plus in più. Il mio consiglio è di acquistare assolutamente questo supporto, cioè veramente è indispensabile secondo me per un fissaggio perfetto, per avere tutte le regolazioni necessarie per andare a personalizzare appunto la posizione di guida del nostro C12 di Camus. Quindi questo prodotto, che costa mi sembra attorno ai 30 euro, io vi straconsiglio l'acquisto. Poi dopo uno può acquistarlo anche separatamente successivamente, però secondo me acquistatelo subito se state acquistando un prodotto Camus. Quindi adesso direi di riposizionare qua anche la nostra LC100 pedaliera Camus, per poi tirare le conclusioni su questi due prodotti di simulazione di guida di Camus. Perfetto, siamo alle conclusioni finali di questi due prodotti di Camus. Volante C12 12 newton metro direct drive Holly One e pedaliera LC100. Ragazzi, come avete visto nel video, parliamo di due prodotti davvero davvero spettacolari, soprattutto per quanto riguarda la qualità, per quanto riguarda le caratteristiche e per quanto riguarda il prezzo. Tre cose che fanno di questi due prodotti davvero dei best buy pazzeschi, davvero pazzeschi. Come vi ho detto, nessun altro produttore vi dà quello che vi dà Camus nella stessa fascia di prezzo. Qua vi portate a casa la pedaliera LC100 a circa 240 euro. Vi lascio qua sotto il link in descrizione per quanto riguarda i prodotti Camus, con anche il coupon sconto che vi abbassa il prezzo del 5% per avere appunto questo piccolo sconto in aggiunta, e vi portate a casa il C12 direct drive da 12 newton metro Holly One con 540 euro. Ragazzi, prodotti che ritengo davvero davvero incredibili, prodotti che ritengo di livello davvero molto molto
Buono. Quindi ragazzi, se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove carico tutti i prodotti che non utilizzo, che non tengo per me, che recensisco, però ovviamente non posso tenere tutto. Li trovate a prezzi davvero davvero super scontati, ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.